Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, qualche settimana fa qui sul mio canale YouTube vi avevo portato un video là dove vi avevo dato alcuni utili consigli e strumenti per poter iniziare al meglio con il vostro canale YouTube. Ma in quest'altro video andremo a parlare di quella che è l'attrezzatura iniziale che ci servirà per poter iniziare ad autoriprenderci sul nostro canale, per poter portare tutti i nostri contenuti sul canale YouTube. Quindi direi di non perdere altro tempo e di partire subito dopo la sigla. Allora, alcuni di voi dopo aver postato quel video sono arrivate alcune domande in direct su Instagram, ma anche da altri social e mi avete chiesto come ho iniziato, qual è stata l'attrezzatura, come te la sei procurata. Allora, partiamo subito da quello che è il dispositivo di videoripresa. E qualcuno di voi mi ha chiesto che fotocamera mi consigli. Allora, io non sono chissà quale esperto di fotocamere, ma vi sconsiglio vivamente di acquistare una cosa del genere. Eccola qui, la mia Nikon Coolpix B500, perché per iniziare con il vostro canale YouTube è una spesa eccessiva, quindi ve la sconsiglio vivamente. Ma la fotocamera la tenete tutti i giorni in mano, ovvero il vostro smartphone. Eh sì, per chi mi segue qui sul canale YouTube è a conoscenza del fatto che io abbia iniziato proprio con lui, ovvero il mio smartphone, il mio Galaxy Note 3. Se andate nei video precedenti, iniziali, vedete la bassa qualità dei video perché avevo iniziato con lui a riprendermi con la fotocamera frontale e stavo sfruttando tutto quello che mi poteva dare questo smartphone. Quindi iniziate ad autoriprendervi con il vostro smartphone come se non ci fosse un domani. Un'altra cosa che mi avete chiesto è: ma come fai ad avere un audio così pulito senza troppi frusci, senza disturbi? Allora, io non utilizzo nessun microfono in particolare, anche perché sempre quando ho iniziato qui con il mio canale YouTube, per avere un audio abbastanza pulito, già conoscevo questa cosa perché prima di avviare il mio canale YouTube avevo girato proprio su YouTube e cercare alcuni piccoli consigli e trucchetti per poter autoriprendermi con il mio smartphone ed avere un audio abbastanza pulito. Quindi cosa ho fatto? Ho preso dei vecchi auricolari come questi, ho tagliato le cuffiette e ho recuperato il microfono. Quindi se anche voi in casa avete dei vecchi auricolari, tagliate le cuffiette, recuperate il microfono, vicino gli attaccate una clip di questo genere e potete già collegarlo al vostro smartphone. Iniziare la videoripresa in modo da avere già video e audio già sincronizzati senza dover sincronizzarli poi dopo in post-produzione. Beh, questi piccoli trucchetti possono fare a caso vostro. L'altra cosa che mi avete chiesto è: ma come fai a gestire, o meglio, come hai fatto inizialmente a gestire l'illuminazione? Anche qui, per quanto riguarda l'illuminazione, io non ho utilizzato nessun faretto in genere, ovvero tutti questi softbox su tutte quelle luci che mi consentissero di avere una luce omogenea nei miei video. Ma cercavo sempre la posizione migliore là dove ci stava più luce, posizionavo il mio smartphone per autoriprendermi. Iniziavo a videoriprendermi e ragazzi, finivo il video, lo editavo e proprio in post-produzione, anche se avevo trovato quel punto luce là dove ci stava un pochino di illuminazione, ovviamente in post-produzione doveva essere leggermente lavorato, gli davo un tocco in più e andavo ad aumentare leggermente la luminosità dei video. Mentre invece con il passare del tempo ho acquistato questi due softbox pagati su Amazon 60 euro, che, come potete vedere qua sulla scena, ho una luce omogenea, una buona illuminazione e una volta posizionati dietro la fotocamera potete metterli dove volete, dietro la fotocamera, ai lati, basta che non siano presenti nell'inquadratura, perché diciamo in un certo senso sono anche leggermente antiestetici. Ma qualcuno li fa comparire anche nella propria inquadratura. Come ho detto all'inizio di questo video, io ho iniziato a girare i video con il mio Galaxy Note 3 che portava con sé una fotocamera da 13 megapixel, e questa qui ho iniziato ad utilizzarla un pochino dopo perché volevo aumentare la qualità dei miei video. E come potete vedere, volevo svelarvi questa cosa. A fine video, come potete vedere, dall'altra parte della scrivania, ovvero del tavolino, è presente il treppiedi con lo smartphone posizionato. Quindi vi ho detto, per iniziare con il vostro canale YouTube,
YouTube non serve chissà quale attrezzatura, o meglio chissà quale fotocamera, chissà quale microfono, chissà quale illuminazione, ma potete sfruttare tutto ciò che avete a vostra disposizione. Se volete prendere questi consigli e farli vostri, fate pure. Per qualsiasi chiarimento, beh, potete scriverli qua sotto nei box, nei commenti, e proprio qua sotto nei commenti aspetto di sapere la vostra su di questo video. E come sempre lasciate tanti bei pollicioni in su, e ragazzi, parte l'animazione. Un'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video ovunque, perché aiuta molto il canale. Per voi è gratis, non vi costa nulla, ma a me aiuta molto. Voglio ricordarvi anche che sono presente su Instagram, trovate il link qua in basso in descrizione, e come al solito, già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!